Oggi è il 21 ottobre del 2015, il giorno in cui Marty McFly e Doc Brown atterrano nella Hill Valley del futuro, nel secondo capitolo della famosa trilogia di Robert Zemeckis. Molte delle tecnologie viste nel film sono oggi realtà. Nike sta per lanciare davvero un paio di scarpe che si allacciano da sole. Lexus è il suo skateboard volante, la casa è connessa e abbiamo dispositivi che ci permettono di parlare attraverso il televisore e strani occhialini di realtà virtuale. Tra le invenzioni più interessanti, profetizzate da Ritorno al Futuro, c'è proprio la videofonia, che oggi si traduce in strumenti quali FaceTime e Skype, che consentono di parlare con chiunque mettendoci la faccia, anche quando siamo fuori da casa o dall'ufficio. Poi la sicurezza biometrica, ovvero la possibilità di accedere ad edifici e dispositivi personali utilizzando la lettura delle impronte digitali o, come mostrato da Windows 10, attraverso il riconoscimento facciale di Hello. Non possiamo dimenticare il pagamento di BIF accettato con la lettura del polpastrello, quello che oggi è in un certo senso Apple Pay, ma anche l'avvento della realtà virtuale casalinga con i Google Glass e gli Oculus, e inoltre il cinema in 3D che si appresta ad uscire dalle sale per approdare a bordo della realtà aumentata grazie alle invenzioni degli HoloLens di Microsoft.